Sono pronto, anzi emozionato oggi per presentarvi il prossimo sfidante di 21. Leggo la sua scheda. La sua barba è ormai diventata un simbolo iconico. Sul suo profilo Twitter si descrive con Made in Sardinia, chitarrista e life lover. È uno dei giocatori più amati del basket nostrano e con il numero 70 del Fener e con grande piacere, ladies and gentlemen, che è con noi il capitano della nostra nazionale, Gigi Datome. Ciao a tutti, che bella presentazione, ciao. Merito degli autori che ti conoscono molto bene e che credo che abbiano la stessa emozione mia nel poter giocare con te. Sono 21 domande come 21 tiri, ogni risposta che hai hai 12 secondi, esattamente come il possesso della palla nel 3 contro 3. Se rispondi esattamente il punto va a te, se sbagli il punto va a me. Ogni 5 tiri avremo un aggiornamento del risultato con l'uomo del Giaguaro che ci tiene aggiornato sulla classifica, che è uno dei momenti più tristi di questo appuntamento, ma deve avere delle conoscenze in alto e io credo che non voglia nemmeno presentarsi. Se lo vuole fare lo faccio adesso, taccia per sempre il nostro uomo del Giaguaro. Ciao Gigi, eccomi. Eccolo, ecco, è il momento più triste di tutto l'appuntamento e alla fine avrai il compito di dire chi tra noi due pagherà dazio. Siamo pronti? 12 secondi, la prima domanda. Nome, cognome, genere, luogo di nascita, segno zodiacale, città di residenza e ultima squadra con cui hai giocato. 12 secondi per tutte le risposte. Go! Luigi Datome, Montebelluna, maschio, sbagliato. No, no, manca il segno zodiacale e città residenza. Abito a Olbia. Difficile sto gioco. Punto per me, perché l'abbiamo preso alla sprovvista. Seconda domanda. Chi ha vinto la stagione WNBA 2019? Minnesota? Vediamo se la risposta è corretta e dovrebbe essere no, è Washington Mystics. Faccio il figo perché ce l'ho scritta, perché le risposte, chi fa le domande ce le ha sempre. Terza domanda, chi ha vinto l'Eurolega maschile nel 2019? 2019, Sesca Mosca, questa dovrei saperla. Questa è giusta, appunto, per Gigi. Attenzione, quarta domanda, descrivi lo sport che pratichi utilizzando 3 sostantivi, aggettivi, verbi o avverbi, però che hanno l'iniziale o con la A o con la P o con la M o con la L. Go! Poliedrico, meraviglioso, leggiadro. Leggiadro, ti vedo leggiadro tu in aria con i pivot avversari che con centinaia, però oggettivamente la leggerezza è parte integrante di questo sport. Passo alla quinta domanda, descrivi la tua grande passione, che può essere il basket, ma qualunque cosa che ritieni tale, usando sempre 3 termini, sostantivi, verbi, avverbi e aggettivi. Era lettura, pedagogica, libertà, anche sostantivi, giusto? Sì, ma credo che siamo già a 3. Mistica, mistica, grazie a Washington, questa è una correlazione veloce di informazioni. Gigi, il basket velocizza, no? Se vuoi, la capacità poi di leggere le situazioni, è uno sport molto veloce. Sì, devi prendere decisioni in 0,2 secondi, quindi sì, in teoria... Quindi sei formato per prendere decisioni. Nella vita tua privata hai gli stessi ritmi o la tua compagna ti dice ma perché quando sei in campo sei veloce e in casa pascoli, non te l'hanno mai detto? Esatto, sono proprio quel caso lì io. Ok. Mi viene il dubbio che tu sia dietro le tende ogni tanto che sembra una conversazione. E adesso entriamo nella seconda sezione. Tre difetti tuoi usando 3 termini, sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi. Adesso metterò iniziando con la lettera naturalmente A, P, M, L. Go! Pigro, malinconico, è un difetto?
Sì, dipende. Lunatico. È lunatico. Risposta esatta, complimenti. Malinconico, riconosco molto. La tradizione milanese non si direbbe, ma in parte è così, ha questa malinconia che nelle canzoni di Jannacci, di Gaber viene fuori, che è un momento, secondo me, riflessivo su se stessi. Il momento Marzullo ci voleva, anche in questo quiz ci voleva. Dopo i tre difetti, cioè i tre pregi tuoi, go! Lealtà, sono positivo. L'ottava domanda, la gioia più grande che hai provato nella tua vita in 12 secondi. Go! Cestistica, sicuramente la vittoria dell'Eurolega nel 2017. Fuori dal campo con i miei amici, quando abbiamo festeggiato il contratto in NBA, abbiamo fatto una festa gigante al Barbua di Olbia. Quel momento. Allora, risposta esatta. Ci siamo alla delusione, invece, se c'è una grande luce, a volte c'è sempre, c'è anche una grande ombra. La delusione più grande è nella tua vita in 12 secondi. Cestistica, sicuramente il preolimpico perso a Torino, la finale persa contro la Croazia nel 2016. Delusione fuori dal campo, forse un amico che mi ha tradito. Quando vinci o quando perdi, passi più tempo sulla gioia della vittoria o sulla riflessione della sconfitta? Gioia me la vivo abbastanza male, perché non gioisco più di tanto. Quanto soffro per una sconfitta. È una cosa che devo migliorare perché non è giusto, perché la sconfitta mi distrugge. La vittoria dico, uff, ok, abbiamo fatto il nostro, andiamo avanti. Proseguiamo, quindi credo che anche la D'Urso è contenta, stiamo veramente rubando il lavoro a tutti. Sei giocatore della nazionale degli Olimpiadi del 2004, in 12 secondi, go capitano! Dai, sono tutti. Basile, Pozzecco. Soragna, Marconato, Chiaggi, Galanda, Mian, Garri, chi c'è l'altro? Radulovic, Risposta De esattissima. Paul, De Paul anche. Giro di boa. Quali sono i sei ingredienti per cucinare la carbonara? Pasta, uova, guanciale, pecorino, acqua, sale, pasta. Vale, Forse vediamo basta. il pepe, il pepe, Giusto, il pepe, il pepe. Hai detto guanciale? Questo si vede che in cucina la frequenti, o come buona, sei più una buona forchetta o ti piace buona cucinare? forchetta, più Più buona buona. forchetta. Tre giocatori di basket della tua disciplina usando tre cognomi però che hanno le lettere A, P, M, L. Go in 12 secondi. Cognome, orco, Cognome. Pippen, Moraschini, Tempo scaduto. Allora, nome, cose, animali, un nome di una persona, il nome di una cosa, di un animale, di una città, che iniziano, indovina, con una lettera che sceglierai tu tra le quattro del nostro progetto. A, P, M, L. Go. Adriano, città Palermo, Lama, qual è l'altro? Animali, cose, nomi, cose. Cose, un panettone, Oh, come on! il panettone che è l'unico dolce da dare a Natale. Questo lo dico per correttezza autoctona, però il punto viene dato a me per la questione di tempo. Ora passiamo a cosa diresti in 12 secondi a chi ha iniziato da poco la pallacanestro. Divertiti, vai al campetto a giocare, se ti piace vuoi migliorare, c'è solo un modo, solo allenarsi tanto, ovunque, con i tuoi amici, da solo, l'importante è che ti diverti. Grazie, punto doppio, anche perché il divertimento è quello che sia la vera anima che ti deve rimanere, no? Credo che tu hai giocato ai Sempre, massimi sempre, livelli. sempre, sempre. Soprattutto quando inizi, perché i bambini tante volte mi chiedono cosa deve fare mio figlio per diventare bravo. L'importante è che si diverta, perché se non si diverte,
è inutile. E anch'io, finché non, quando smetterò di divertirmi, allora è il momento di pensare a fare qualcos'altro. Passiamo al cosa vuol dire per te vittoria? Vittoria è una priorità, è leggerezza, l'ho già usato, vabbè, è meritata. Meritata, leggera e bollino. L'uomo del giaguaro ci ragguaglia sul risultato prima del rush finale. Siamo 9 per Gigi e 6 per Germano. Buono, posso vincere, posso vincere. Qual è il modo migliore per stare concentrati, se esiste, anche perché penso che poi ognuno di noi, ognuno di voi, ognuno di noi che gioca a basket è un'eresia, ognuno di voi avrà sviluppato un rapporto, ma tu riesci, in che modo ti isoli? Del nostro lavoro, quindi se non siamo concentrati lì, nel senso, cosa stiamo facendo? È il momento più bello per noi, più eccitante, più emozionante, quindi. Qual è il significato di questo acronimo che ti sta torturando dall'inizio delle domande? APML, ovvero? Adidas Playground Milano Lick. Risposta esatta. Punto per il capitano. Attenzione, numero 17. Meglio allenarsi oppure? Oppure tante cose, stare con gli amici, però è meglio giocare che allenarsi, meglio la partita. 18ª domanda. Ti hanno mai chiesto di cambiare sport? E se sì, in che occasione? Go! No, sinceramente no, anzi, da ragazzino mio padre mi impediva di giocare a calcetto con gli amici perché diceva che non ero bravo e quindi rischiavo di farmi male e non, poi, non potevo giocare a basket. Avevo il veto sugli altri sport. E il papi ci ha visto bene, insomma. Canta il ritornello della tua canzone preferita in 12 secondi. Uff, stavo ascoltando adesso. Because the night belongs to lover. Because the night belongs to us. Qua era quasi, se avessimo avuto più di 12 secondi ti chiedevo prendi la chitarra e suonaci il ritornello. 20ª domanda e penultimo tiro, racconta una barzelletta in 12 secondi. Uff. Questo mi aspettavo. Niente. Punto per il sottoscritto, arriviamo all'ultimo tiro. Ultimo tiro, non so il punteggio, ma normalmente l'ultimo tiro è proprio il sapore, come si dice, è la palla pesa. Ci sono giocatori che in modo naturale affrontano l'ultimo tiro o è giusto che ognuno possa diventare leader e quindi prenderselo l'ultimo tiro? Dipende dalla squadra, ci sono giocatori che, sai, per il vissuto che hanno avuto sono più designati perché l'hanno fatto ripetutamente, allora dici è giusto che lo prenda lui, però nel basket anche devi essere bravo appunto a reagire, se poi il giocatore più bravo, diciamo, viene raddoppiato è giusto che la passi, quindi il compagno deve essere pronto a fare il tiro, te la sto facendo breve, ma può succedere di tutto. Qual è l'ultimo tiro tuo che ti ricordi? L'anno scorso contro il Real Madrid ho fatto un canestro, non era proprio l'ultimissimo tiro, ma era a 4-5 secondi alla fine. Ultimo tiro. Allora, raccontaci un proverbio nel dialetto che conosci. Homine longu, homine locu, che me lo dicono, ogni tanto me lo dicono. Vuol dire uomo alto, uomo scemo. Oh, Cosa che invece E tu noi dici. sardi, giustamente gli alti che sono i continentali, sono scemi, no? No, certo, l'altezza, come si dice, è il contraltare altezza mezza bellezza, no? Ci vuole poi Sì, una sorta esatto. di bilanciamento. The winner is Gigi the Captain! Grazie, grazie Gigi per la tua disponibilità, per le chiacchiere, insomma, un po' un pretesto per così scoprire quello che ci sta dentro le pazze di un campione. La sfida prevedeva, come chiaramente, una scommessa persa da me come testimone dell'Adidas Playground Milano League, e a te la scelta del mio pegno.